Presidente Bolami, tante amichevoli, ci si prepara alla Coppa Italia, ci sarà questo esordio con il Chieti che poi tornerà a Vasto anche per la prima di campionato, si inizia subito a fare sul serio. Ma vabbè, sicuramente la sorte ha voluto questo accoppiamento, noi accettiamo tutto quello che c'è da prendere, sicuramente sono dei test di misuraggio per fare un po' di fiato, però da domenica già si comincia a fare seriamente. Come sta venendo fuori, come sta nascendo questa Vastese? È soddisfatto? Farete qualcos'altro sul mercato? Guarda, io ho 5 anni, sono sempre soddisfatto, nel bene e nel male, perché già partire, fare calcio non è facile, perciò stare qui ogni anno per me è una grossa soddisfazione, sia per me sia per i nostri dirigenti. Avete chiamato in panchina un campione del mondo, Amelia, puntate ad un campionato di vertice, possiamo dire, dopo quanto accaduto anche l'anno scorso, la sofferenza per la salvezza della passata stagione. Portare un campione, questo è frutto di un grande lavoro, come ho sempre detto, abbiamo seminato, lui ha accolto la nostra richiesta, dopo lui ha fatto la squadra, come sempre, l'allenatore sceglie, il direttore, e vediamo cosa ci porta i numeri quest'anno, però... Come ho sempre detto, è una squadra giovane, è una squadra che bisogna dare fiducia, è una squadra che può dare anche la fila torcere ad altre squadre. Il presidente Bolami cosa ha chiesto ad Amelia per la prossima stagione? Ma di fare un triennale, di buttare le basi e dopo di vedere in questi 3 anni cosa abbiamo fatto di buono. Anche quest'anno la differenza la dovranno fare i tifosi, la dovrà fare lo stadio Aragona. Vabbè, il tifoso vastese ci dà sempre una mano, anche se c'è l'estate, purtroppo tutti vanno al mare, però... Un po' di, come si dice, un po' di relax, dopo si riparte, però non devo dire niente a questi tifosi. Ogni domenica 1.500-2.000 persone, penso che sono numeri che in Serie D non si sentono da nessuna parte.